a tutti ragazzi, eccoci qui con la video recensione del 21esimo episodio della quinta stagione di Once Upon a Time andata in onda ieri sera negli Stati Uniti. Allora, che dire, questo episodio mi è piaciuto per certi aspetti, ma ci sono tante altre cose che mi hanno delusa profondamente, perché secondo me sono state fatte delle scelte solo per accontentare una parte dei fans e non gli altri, e ritengo che questo sia sempre sbagliato, ma andiamo ad analizzarlo un po' meglio. Dunque, ho amato tantissimo la situazione esistente tra Emma e Hook, cioè vedere lei da un lato che non riusciva a piangere sapendo che lui stava ancora soffrendo e lui che dall'altro non riusciva ad andare avanti sapendo che lei era ancora in pericolo. Questo ha confermato l'amore che li ha sempre legati e, come avevo detto in precedenza, speravo che i due riuscissero a ritrovarsi e sono contenta di come siano andate le cose sul finale. Però onestamente trovo che il modo in cui sono state gestite le cose sia assolutamente nonsense, perché ok, Zeus decide di rimandare indietro Hook perché ha aiutato a sconfiggere Ade, va benissimo, però allora perché non riportare indietro anche Robin? Innanzitutto Robin si è sacrificato per Regina dimostrando per l'ennesima volta quanto la amasse, ma poi se Hook è riuscito ad aiutare a sconfiggere Ade è perché tutti sono andati nell'oltretomba inizialmente per aiutarlo e quindi anche Robin si è sacrificato in qualche modo. Perciò se Zeus ha deciso di rimandare indietro Hook, avrebbe dovuto secondo me decidere di rimandare indietro anche Robin. Ho trovato che la scelta sia stata fatta solo come fan service e sono cose che io non amo, perché ogni coppia secondo me dovrebbe avere lo stesso trattamento. E questo lo dico da non fan di Robin, nel senso che odio gli sceneggiatori perché hanno costruito una coppia con delle ottime premesse e poi nel tempo sono andati a rovinarla, riducendo Robin ad un personaggio che è diventato lo zimbello del villaggio e per il quale non provare nemmeno pena, tanto che alla fine non è stato salvato. E considerato che questa cosa è avvenuta subito dopo la scena del bacio tra Robin e Regina e del successivo sguardo di lei che l'ha chiamato Tiff, che per un secondo mi ha fatto rivivere la coppia che avevo amato, sono assolutamente furiosa. Tra l'altro, per carità, Emma ha sofferto tanto e si merita il suo lieto fine, però Regina non è da meno. Il primo amore della sua vita le è stato ammazzato dalla madre, adesso la sua nuova possibilità di felicità le è stata tolta in maniera indegna. Sinceramente il lieto fine dovrebbe appartenere a tutti, mentre questa donna insieme alla sorella è il mena gioia forever. Capisco tutto, capisco il girl power, capisco la sorellanza e da un lato sono contenta che Selina e Regina possano in qualche modo unirsi, magari aiutarsi nel crescere la bambina per un po' di tempo senza uomini, però ripeto, queste scelte degli sceneggiatori mi hanno lasciato con l'amaro in bocca. Ho amato particolarmente due scene a livello interpretativo: quella in cui Emma piange sulla tomba di Hook perché finalmente la Morrison mi ha convinta, al contrario di quanto avvenuto nella scena in cui Emma trova le pagine perché l'espressione della Morrison era raccapricciante, e poi soprattutto la scena in cui Selina è incerta sul da farsi, consigliata da una parte da Regina e dall'altra da Ade, e poi arriva a fare quel gesto estremo, perché in quella scena la Menere e la Parriglia sono state sensazionali. Peccato francamente per gli effetti speciali, perché tanto nella scena in cui Hook viene accompagnato da Zeus quanto soprattutto nella scena della morte di Robin sono stati terrificanti. In quest'ultima scena mi è parso di essere nella scena finale di Ghost, in cui Patrick Swayze finalmente si manifesta come fantasma Demi Moore che lo guarda spiritata, e gli è stato uguale con questo primo piano di Regina, lui che si stava squagliando. Tutto questo mi ha un po' rovinato la scena, perché doveva essere fortemente drammatica e invece purtroppo è stata ridicola a mio parere. E poi francamente ho trovato totalmente stupido riportare in scena King Arthur per farlo accoppare da Ade dopo 5 secondi, farlo finire nell'oltretomba, aiutare sì in qualche modo Hook, però poi lui vuole rimanere lì, forse è quello il regno che deve riparare, ma cioè, ma stiamo scherzando? A parte il fatto che io avrei voluto vedere una lotta senza esclusione di colpi tra lui e Merida e me l'hanno tolta, ma poi cosa mi rappresenta lasciarlo lì? Se questo non servirà a portarci a degli episodi o uno spin-off in cui lui lotterà contro Cruella, che sarebbe l'unico motivo perché io Cruella la vorrei forever and ever, e siccome a questo punto è lei a dominare nell'oltretomba e lui vuole rimanere lì, io mi aspetterei una guerra tra i due, ma siccome quasi sicuramente non ce la daranno, non capisco veramente questa scelta inutile. Ade alla fine, come avevo già preannunciato, si è rivelato il Rumpel 2 la vendetta, perché neanche l'amore è riuscito a cambiarlo, però la cosa positiva è che se non altro in questo caso non ci hanno fatto credere per 200 stagioni che le cose potessero cambiare. Mi dispiace tantissimo che sia già uscito di scena, perché io amo la follia Greg German e trovo che in pochi episodi abbia fatto un lavoro magistrale e che la chimica tra Ade e Selina fosse fantastica, però si era capita la natura di Ade e fortunatamente, ripeto, ci hanno risparmiato una caterva di episodi in cui le cose non cambiavano, al contrario di quanto avviene con Rumpel, che adesso ha recuperato una parte del cristallo, continuerà a essere sempre se stesso, non si evolve mai, Belle continuerà a dormire per i prossimi 200 anni e questa storia onestamente mi ha stancata moltissimo. Quindi che dire, diciamo che si possono tirare le fila, perché da quello che ho capito il finale di stagione aprirà una porta su quella che sarà poi la sesta, quindi la storyline principale di questo arco narrativo si è praticamente conclusa. Io ritengo
ritengo che sia stato bello per molti versi, perché ha riportato in scena personaggi che non c'erano più, tanti sono andati avanti, altri no, sono stati portati in scena dei messaggi importanti, come ovviamente il fatto di non poter rinunciare alla propria natura, neanche per amore, l'importanza dei legami familiari, o anche il fatto che un essere umano è fatto di tanti lati, e quindi questa cosa mi è piaciuta tantissimo, e ho trovato l'idea di base veramente originale, però questa conclusione mi ha delusa, perché ripeto, sono state fatte delle scelte che secondo me potevano essere evitate o comunque fatte meglio. E quindi tra la sceneggiatura e l'aspetto poi meramente stilistico, varie cose hanno lasciato il tempo che hanno trovato. Non lo so, vedremo come si concluderà la stagione, anche se ripeto, secondo me si è conclusa praticamente con questo episodio. Non sono talmente delusa da dire non voglio più vedere la sesta stagione, però questa serie secondo me ormai si muove troppo in funzione dei Captain Swan. E questo è un deterrente, perché quando una serie si muove in una direzione sola, rischia di pregiudicare tutto il resto. Quindi secondo me gli sceneggiatori in futuro dovranno ritarare determinate cose, essere più coerenti e capire che ok, ci sono dei protagonisti principali, ma in una serie corale bisogna dare importanza anche a tutto il resto. Io per adesso mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana con la recensione del finale di stagione. Vi lascio in info box, oltre al link della mia pagina Facebook, anche il link della pagina serie TV Inside, molto carina, andate a mettere il vostro like. Se questo video vi è piaciuto spolliciate verso l'alto e fatemi sapere come avete trovato questo episodio con un commento. E poi se non l'avete ancora fatto e vi va, iscrivetevi al canale. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!